Ciao a tutti ragazzi, sono Jeflex che vi parla ed oggi siamo tornati nella nostra serie di sopravvivenza. Che ricordi? L'ultimo episodio risale al 27 aprile del 2017, quindi ha davvero tanto, tanto, tanto che non apro questo mondo. Quindi ragazzi, c'è ritorno epico sulla vanilla, quindi mi raccomando, spolliciate tantissimo per questo ritorno sulla vanilla. Mamma mia, non me ne ricordavo tutte queste cose. Bello. E niente, adesso in questo episodio, comunque un episodio che ci rifà riprendere la serie, magari per quelli nuovi del canale troverete la playlist. Si chiamerà, all'inizio lo chiamavo Let's Play, ma ormai è una vanilla sopravvivenza normale. Probabilmente rinomino anche la playlist chiamandola sopravvivenza. In caso volete vedervi gli scorsi episodi, ci sarà la playlist. E niente, divertitevi a guardarli. Allora, cosa andiamo a fare in questo episodio? Andiamo a fare un po' di dettagli perché ne manca davvero tanto in questo mondo. Fate conto che io questo mondo ho iniziato ben 2 anni fa, e da 2 anni fa adesso sono migliorato almeno un pochetto a costruire. Non, cioè, mi piace molto andare sui dettagli. Quindi adesso andiamo a cercare qualche fiore. Ad esempio, mi servirebbero dei tulipani. Per fare una cosa molto bella, ovvero mettere delle foglie con il recinto attorno alla strada. E poi mettere comunque dei fiori giusto per decorare un po' il viale. Questo percorso lo amo, troppo bello. Allora, dei fiori, tulipani. Comunque ragazzi, mi raccomando, nei commenti ditemi qualche costruzione che posso fare nei prossimi episodi. Ovviamente devono essere costruzioni al nostro stile, quindi uno stile più medievale, più antico. Quindi pixel art non ne voglio fare per adesso. E costruzioni moderne, tra virgolette, non ne posso fare. Sì, che sto facendo il grattacielo, lo riprendo davvero a bestia. E tulipani non ce n'è. E quindi mi raccomando, ragazzi, datemi qualche consiglio voi, anche se devo dire che ho un bel po' di idee in mente da implementare. Allora, io però adesso ho bisogno dei tulipani. Chi non ha bisogno di tulipani? Vai, schiantiamoci ovviamente. E niente ragazzi, adesso vediamo di trovare qualche pianura con i tulipani, ci vediamo dopo. Qui abbiamo un bel po' di steccati che ci servono. Però di tulipani non ce ne vedo per niente. No, qui non c'è cesto. Quando tu vai a cercare i tulipani e trovi una mansione. Incredibile. Davvero senza parole. Cioè, sto cercando dei tulipani, non ne trovo, sto continuando a girare e poi mi ritrovo davanti a una mansion. Va bene, nei prossimi episodi l'andremo ad esplorare. Trovata anche una piramide, andiamola ad esplorare. Tra l'altro è tutta sommersa dalla sabbia. Vai, entriamo. Ovviamente cerchiamo di non creare un casino. C'ho un po' dei blocchi per risalire. No, però vabbè, sì, c'ho la terra. Ok, scendiamo. Boom. Togliti, lo togliamo noi con le carote perché noi siamo ACAB. Illuminiamo. E cosa troviamo? Schifezze. Mi prendo la bardatura in cavallo e nient'altro. Altre schifezze. Beh, il ferro magari me lo prendo. No, ho sbagliato, mi sono preso queste, non le voglio. Il ferro magari me lo prendo, può risultare utile questo anche. Questo non lo voglio. Poi qui cosa abbiamo? Altre bardature per il cavallo, va bene. Un diamante dell'oro, va bene, bel bottino, possiamo anche andarcene. Per completare la nostra ricerca abbiamo trovato anche un tempio sottomarino, mentre lì si sta generando solo ora la montagna. Cioè, praticamente l'unica cosa che stiamo imparando in questo episodio è che se cerchi i tulipani trovi tempi sottomarini, mansion, piramidi del deserto. Quindi se tu vai a cercare i tulipani trovi un sacco di cose. L'unica cosa che ho da dirvi è che mi sono girato 55 biomi e non ho trovato neanche mezzo tulipano. Probabilmente li metto i papaveri. Ok, ce l'abbiamo fatta, ritornare a casa, posare tutti i materiali. Adesso è il momento di iniziare a costruire. Tulipani non ne abbiamo trovato neanche uno, è vero, sta facendo buio, quindi rientro in casa. Tulipani non abbiamo trovato neanche mezzo, cioè è incredibile.
Probabilmente, ragazzi, cioè, non senza probabilmente lo faccio un papavero. Non è colpa mia. Se... Comunque, ragazzi, tutorial come trovare la mansione, il tempio marino facilmente, anche le piramidi, tutto. Se praticamente dovete trovare la mansione o qualche cosa del genere, andate a caccia di tulipani che troverete tutto, anche perché vi girerete 55 miliardi di biomi e mezzo, quindi la troverete sicuramente. Noi abbiamo scritto le coordinate. Perfetto, ci siamo svegliati. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, 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 ciao. Ancora non è proprio il giorno. Comunque, queste qui erano le nostre stradine. A parte qui, li pianterò qualche due alberi perché c'è vuoto. Non mi piace. Allora, vi spiego come volevo fare il percorso. Allora, qui, ad esempio, iniziamo da qua. Mettiamo. Allora, un blocco di distanza. Facciamo 1, 2. Ah, ma questa qui era di giungla, questa foglia. Vabbè, non fa niente. Voilà. No, qui è troppo in dentro. Ho sbagliato, sorratemi, cose che capitano. Sta barca non ci serve, quindi togliamo qui tutto. Ok. Allora, ce ne andiamo di qua. Poi, così. Perfetto, poi qui gli mettiamo degli steccati, magari un po' qua, un po' là, con dei fiorellini che accompagnano il tutto. Che questo lo dobbiamo fare per tutta la durata del percorso. Innanzitutto lo facciamo solamente da questo lato, perché poi farlo da due lati renderebbe la cosa troppo dettagliata, troppo piena. Voi non mi servite e non mi servirete mai, anche perché siete troppo scontati, via. Sì, che questo non è tanto meglio. Comunque, questi sono dettagli. Allora, prendiamo qui le altre foglie e iniziamo a fare di nuovo. No, raga, non esplodere, non esplodere. Oddio, come ci siamo salvati. Mamma mia, raga, andiamo a dormire. Non puoi riposare, il letto è troppo lontano. Ma che stai dicendo? Dai, dormi. Mamma mia, che handicappato, il letto è troppo lontano. Ma stai zitto, handicappato mongolo. Thank you.
strada, almeno c'è qualche dettaglio in più. Sì, non è niente di che, sono il primo a dirlo che è una cavolatissima sta cosa. Però ci sta, sono sempre dei dettagli che fanno bene ai mondi. Comunque ragazzi, spero che questo ritorno sulla vanilla vi piaccia. Mi raccomando, nei commenti datemi tanti suggerimenti per le prossime costruzioni. Ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, un like per la mansion che andremo ad esplorare e per il nuovo tempio sottomarino che andremo ad esplorare. E niente ragazzi, Dyflex è tutto. Bella!